faccia play, like, ci stanno le tigre online, che condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi, che sta a capo di tutto il branco, qui non basterà un gol, se a giocare non si altro ombre, badalo, badalo, camperò dietro la cru, devi iscriverti al canale Maximix su YouTube. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e oggi vi porto tre notizie riguardanti la nostra PlayStation, insomma, il PlayStation Network. Allora, la prima notizia ragazzi è, come già sapete tutti, che c'è stato un nuovo aggiornamento, il 3.55, che a detta di Sony starebbe a risolvere alcuni problemi di compatibilità, insomma le solite cazzate, diciamo. E staremo a vedere quanto andrà a risolvere questo aggiornamento 3.55. E stanno lavorando a un nuovo aggiornamento, il 4.0, che in base a alcune notizie trapelate avrà molte app in più, quindi staremo a vedere che cosa ci sarà in più e che cosa andrà a migliorare questo aggiornamento 3.55. Come ho già detto, stando a Sony, si dice che risolva alcuni problemi di incompatibilità, quindi nulla, per me sono sempre le solite stronzate, comunque staremo a vedere. La seconda notizia ragazzi è una notizia riguardante il PlayStation Network, una notizia, diciamo, non so se buona o cattiva. Spero che comunque sia buona, che andranno a risolvere parecchi problemi. Allora, è in progettazione, diciamo, per il giorno 23/9/2016, ovvero per domani, dalle 7:30 del mattino alle 9:30 del mattino, una manutenzione dei server PSN, sperando che andranno a risolvere qualcosa, ragazzi. Quindi rimarremo per un due orette senza PlayStation Network per via di questa manutenzione, quindi non vi preoccupate, non è nessun crash dei server, ma è solo una piccola manutenzione del PlayStation Network, quindi nulla di allarmante. E passiamo alla prossima notizia ragazzi. La prossima notizia riguarda sempre PlayStation Network, ma è ben più, diciamo, piacevole questa notizia, insomma, rispetto a quella della manutenzione, e riguarda il PlayStation Plus ragazzi, riguarda il PlayStation Plus e anche tutti coloro che non avessero il PlayStation Plus e vogliono partecipare al raduno sabato pomeriggio, con questo possono farlo ragazzi. Allora, Sony ha deciso di regalare il PlayStation Plus con esattezza ragazzi dal giorno 24 di giugno al giorno 27 di giugno. In questi giorni ragazzi che vi ho appena detto ci sarà l'accesso online, saranno tutti i server aperti, quindi potrete giocare a tutti i vostri giochi preferiti in maniera gratuita, solo per questi giorni ovviamente. Non potrete ovvio utilizzare altre funzioni di PlayStation Network, cioè scaricare giochi di PlayStation Network, anche se li vedrete comunque non potrete scaricarli, quindi nulla ragazzi, queste sono le notizie, io spero che vi siano piaciute insomma. Per questo video è tutto, un saluto da Maxi, al prossimo video, ciao a tutti. Morals catching harder, make no mistake. You're lucky, David, luck, you'll have to make your own.